Io sono arrivato ad Alpino per avere più che per dare e spero di poter essere utile a rendere più nota e più riconosciuta la bellezza di Alpino nella sua storia. E però guardando tutte le parti della città, arrivando a Colle Mugnalino, un giovane amico mi ha detto fermiamoci alla Cappella della Cona. E siamo qui infatti, siamo nella Cappella della Cona, dove tra l'altro c'è anche una panchina semplice che è il modello che potrebbe essere utilizzato per altre panchine invece che quelle dei tanti architetti di design. Ma perché si chiama Cappella della Cona? Perché c'è una icona. Cona vale come icona, l'icona di una Madonna. Le icone generalmente sono legate al mondo antico, al mondo bizantino, figure tutte identiche, che non hanno nulla di umano, e però possono anche essere invece icone più moderne. E soprattutto avere avuto una funzione miracolosa, per cui o nel luogo o per una ragione per cui qualcosa qui è capitato, si prende da un muro a Massello un pezzo di una figura che viene da un'altra chiesa o da un'altra cappella. È il caso di questo. Qui abbiamo un ritaglio, vedete, dietro questa cornice c'è, se vieni più vicino lo vedi, un ritaglio di muro. È evidente che questo orrendo cemento armato può semplicemente essere il restauro della cappella, in cui fin dall'inizio c'era questa cona, questa icona, quindi o è stata trasportata, come in questo momento poi non penso più, o è nata qui, in una piccola struttura come questa, qua ci sono delle belle tegole di cotto, però sicuramente con una sensibilità stilistica diversa, questo è un intervento del primo Novecento, probabilmente, quindi hanno restaurato, poi hanno messo questo brutto intonaco, però questo non impedisce a me, che lo vedo come se fosse una parente, e lui un parente, e all'amico Giuseppe D'Angelo, di vedere in questa icona il volto di una donna reale, e in una dimensione non ancora realistica, come sarà poi in Caravaggio, ma in cui si sente la bellezza ideale di Raffaello, si sente la figura fisica di una donna, quindi l'icona non come la icona astratta, bizantina, miracolosa, come un'apparizione, ma una donna di popolo. E il disegno, il volto, le palpebre, il naso, la sintesi che è soltanto sua, dicono che questo è un affresco di Cavalier d'Alpino. Quindi siamo ad Alpino, io voglio essere felice ad Alpino, ma sono felice di poter essere utile. E l'idea di avere per la prima volta, con l'amica Macioce che è di Alpino, e con i tanti studiosi che hanno studiato Cavalier d'Alpino, anche in un posto così povero, perché siamo in una bella collina ma non c'è nulla di monumentale intorno, quindi è il ricordo di un miracolo, di un ex voto, evidentemente il cavaliere e la sua città era disponibile anche a fare delle piccole edicole come questa. E non c'è dubbio, se lo guardate bene, della meraviglia della luce sulla palpebra, dell'occhio che si vede, qualcosa che fa pensare, come spesso lui, nella sintesi dei volti, a Modigliani. Cavalier d'Alpino è il Modigliani di Alpino, è il Modigliani anche di Roma, è il maestro di Caravaggio. Ma nel disegno che vedete della veste, purtroppo rimane poco, poi qualcuno l'ha anche vandalizzato per mettere il suo inutile nome, in cui però sembra dire Pallis Cav, è come se avesse fatto un'attribuzione, però certamente ha rovinato la parte della veste. Ma Dio ha voluto che la parte più importante di una Madonna, cioè il volto in cui esprime la sua sensibilità, la sua spiritualità, sia intatto. Il volto è il velo, anche il velo con la sintesi propria dei panneggi di Cavalier d'Alpino, per cui un restauro che faremo fare immediatamente. E la forma del volto ovalizzato ci dicono che siamo davanti al Cavalier d'Alpino ad Alpino. Sono felice di averlo visto io, gli altri che sono stati qui, non tutti gli studiosi, come dicevo, ma anche i più bravi come Stefania Macioce, credo che verranno in pellegrinaggio, che è un pellegrinaggio non tanto e soltanto per la Madonna della Cona, per la Cappella della Cona, ma per la Madonna del Cavalier d'Alpino, quindi un pellegrinaggio più per gli studiosi, e da questo punto di vista il volto parla in modo inevitabile. È proprio il volto di una Madonna del Cavalier d'Alpino. Tra l'altro io la esporrò qualche tempo qui nella mia fondazione, quella della mia famiglia dedicata ai miei genitori, c'è una bandolina del Cavalier d'Alpino, una tavoletta meravigliosa, ben conservata perché è una tavoletta da culto privato, che ha lo stesso volto di questa Madonna del popolo, Madonna di tutti, quindi una icona di una figura vera, di un artista moderno, e il Cavalier d'Alpino che aggiunge, come per un miracolo del cielo, la sua presenza nella sua città. Ehi, non è stato un vittorio, lì c'è stato un bambino, sì.
Aggiungiamo? Sì. L'opera potrebbe essere del 1610-1605, quindi un'opera che viene dal tempo più lontano. E qui però si vede il bambino, si vede il disegno della testa del bambino e forse anche il naso, per cui togliendo questo impacco che è servito per fermare l'intonaco, questa cura, questo cerotto, qui sotto forse si vede. Infatti se guardate bene la direzione dello sguardo con la palpebra ribassata della Vergine va verso il bambino è esattamente qui, e qui si vede un accenno di naso, e il disegno rimane ancora, quindi probabilmente togliendo questa medicazione così pesante verrà fuori la Madonna e il bambino, nella cona di Arpino. Eccoci. Bravo.